Bene, buonasera a tutti. Possiamo incominciare questa prima serata della prima edizione del festival. Siamo qua stasera, come vedete alle mie spalle. Io sono Alfio Sironi, sono un insegnante di geografia in questo contesto. Comunque sono qui a fare da moderatore a questa serata in quanto organizzatore insieme a molte altre persone del festival. Come vedete alle mie spalle, questa serata ha un peso gravoso sulle sue spalle, nel senso che dovrebbe tentare di dare la risposta alla domanda da cui un po' nasce tutta la riflessione che ha portato poi alla nascita del festival, nel senso che quando ci siamo trovati ormai circa un anno fa con l'idea di provare a mettere in piedi un festival della geografia, ci siamo confrontati, gli organizzatori sono appunto diverse persone con diverse esperienze, diversi studi, diversi mestieri alle spalle. Confrontandoci un pochino tra di noi, alla fine la domanda di fondo era proprio questa, cioè dobbiamo cercare di partire, essere noi stessi esploratori e provare a partire quindi dalla base, quindi a capire cos'è e a cosa serve la geografia. E l'altra domanda che ci veniva un pochino in mente era come verrà percepita fuori di qui, cioè fuori da questa stanza dove stavamo parlando. In questo senso da docente, dopo una ventina d'anni di frequentazione della geografia, prima per studio e poi per lavoro, in generale riassumo con tre, come dire, reazioni tipiche che le persone hanno quando tu dici per esempio che ti occupi di geografia o che studi geografia. Io ho sintetizzato in questi anni tre tipologie di reazioni. La prima la definisco del timoroso. La persona a cui quando ti approcci dice io insegno geografia e quello dice ah no, io non so le capitali. un asino in geografia, non chiedermi le capitali, io mi perdo anche col GPS. Questa è la prima reazione che arriva. La seconda reazione che arriva tendenzialmente è quella del brillante. Quello che appena sa dice, ah, insegni geografia, è la capitale dell'Angola? Ecco. E ovviamente noi lo sappiamo che è Luanda, ma questa diciamo che tra le tre figure è quella un pochino più che mi indispone, perché poi insomma alla lunga stanca. La terza figura è quella di colui che condivide la battaglia culturale. E allora questa figura tendenzialmente si approccia in questo modo e dice, eh sì. Quando eravamo giovani noi, sapevamo a memoria tutti gli affluenti di destra e di sinistra del Po. Adesso quando chiedo a mio nipote dove è Barcellona mi dice che è in Francia. Questo è il terzo tipo. Allora, adesso a parte le battute, queste tre tipologie di reazioni che io ho raccolto. Questo tris di reazioni che ho raccolto. Come dire, lascia comunque a chi si occupa di geografia, a chi ha passione per la materia, lascia comunque un pochino l'amaro in bocca perché, tornando seri, denota una concezione della geografia fuori da appunto chi se ne occupa probabilmente in qualche modo nella vita o per lavoro, denota una visione che riduce la geografia quasi a una specie di scienza della localizzazione. Gli aspetti localizzativi, ovviamente, chi se ne occupa di insegnamento, di geografia lo sa, fondamentale, cioè sappiamo tutti benissimo che senza stendere una carta su un banco e iniziare a ragionare su quello, non sapere dove stanno le cose è la base, è fondamentale. Ma oggi la geografia assolutamente non può essere ridotta solo a questa cosa. Ecco, quindi questa serata in qualche modo, grazie a tre figure, alla disponibilità di tre persone che adesso vado a presentarvi, che sono qui e che quotidianamente intrattengono in qualche misura un rapporto con la geografia. Ecco, vorremmo servisse a noi. Noi siamo partiti con tante domande e poche risposte, e anche a voi, che immagino siete nella stessa situazione, per cercare di capire un po' meglio, per inquadrare un pochino meglio di cosa stiamo parlando. Non perdo altro tempo e quindi vado a presentarvi, parto dalla mia destra, parto da Thomas Gilardi. Thomas è docente universitario, collabora con l'Università Statale di Milano, è ricercatore, in particolare con tematiche relative al paesaggio. In questi anni, penso ormai una ventina, quindicina d'anni, tieni laboratori legati
appunto la geografia fa sia appunto collaborando con l'università o con enti esterni. Credo che sia una delle voci più interessanti da stimolare nell'ambito appunto nazionale sulla didattica della geografia, perché nella sua carriera appunto ha sempre un into mixato in qualche modo alla ricerca teorica, anche una pratica costante, e devo dire che poi appunto essendo anche amici da molto tempo, non si direbbe, ma io sono stato anche allievo di Thomas, parlare con Thomas è sempre molto stimolante, perché ha sempre questa capacità di ribaltare in qualche modo il punto di vista sulle questioni di cui si sta parlando, in particolare su tematiche geografiche. Quindi spero che questa sera contribuisca a farci capire anche un po' meglio come si insegna oggi la geografia, come potrebbe essere in qualche modo migliorata questo insegnamento, questa trasmissione. Sempre alla mia destra abbiamo Tino Mantar, giornalista del Touring Club italiano, parte storica della redazione della rivista Touring, mensile. Scrive su anche numerose altre testate, quotidiani, settimanali, mensili, nazionali. Anche reporter, scrittore. È da poco uscito un suo libro sull'Asia centrale, che si chiama Nostalgistan, un libro in cui proprio grazie a, come dire, un uso sapiente di storia e geografia riesce ad aprirci un po' gli occhi su queste terre che magari nella percezione generale ci sembrano qualcosa di lontano e un po' sospeso nel tempo. Continuo, magari questa sera parleremo in particolare del rapporto delicato che c'è tra la comunicazione, il giornalismo e la geografia, in particolare per chi si occupa di giornalismo legato ai luoghi, alle culture, ai viaggi e al turismo. Infine, alla mia sinistra abbiamo Davide Sapienza. Davide, insomma, fa tante cose nella vita, è tuttora giornalista, collabora costantemente con il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo, è stato sceneggiatore, è uno dei, credo, più importanti traduttori di Jack London e altri autori anche in Italia, Barry Lopez. Da anni, anche lui credo da più di 15 anni, ha intuito una cosa importante, ha intuito che è importante portare il pubblico in qualche modo anche ad attraversare il paesaggio con il corpo, e proprio 15 anni fa iniziò con una serie ideare una serie di cammini letterari che poi nel tempo ha chiamato cammini geopoetici. Su tutto questo percorso fatto di viaggi, fatto di sperimentazioni anche di questi cammini, quest'anno, da poco, anche per lui, è uscito un libro che si chiama appunto Il Geopoeta, avventure nella terra delle percezioni, che fa un po' sintesi di tutta questa esperienza che ha accumulato rispetto a queste iniziative di questi anni. Ecco, sia il libro di Tino che il libro di Davide li trovate alla libreria del Festival, che è curata gentilmente dalla libreria Il Gabbiano di Mercate. Quindi vi invito, casomai ci sono anche tanti altri titoli interessanti che abbiamo selezionato apposta per il Festival, inerenti alle tematiche di cui tratteremo questa sera. Partirei, giusto per scaldare, come dire, un attimo l'ambiente, penso che tutti voi che siate qui questa sera su questo palco abbiate a un certo punto in qualche modo incontrato quello che io definisco il fascino della geografia, no? Cioè, in qualche modo, se ci avete a che fare tutti i giorni con questa materia, ci sarà stato un momento in cui questa cosa è scattata, no? Questo rapporto ha iniziato, o vi è sembrato che fosse giusto dedicare del tempo allo studio della geografia o appunto a un mestiere legato alla geografia. Quindi partirei da questa domanda, diciamo proprio biografica, magari iniziamo da Thomas e poi ci spostiamo. Buonasera. E quando ho incontrato la geografia? Un po' di anni fa. E l'ho incontrata due volte, in realtà. Parto dalla seconda, perché è quella, diciamo, a cui un po' tutti stiamo pensando in questo momento, che è la geografia come disciplina. E l'ho incontrata che ero ragazzino, già grandicello, mi ricordo, seconda media.
non so esattamente come sia avvenuto, però a un certo punto io sapevo tutte le risposte a tutte le domande che l'insegnante faceva a me o ai miei compagni. Sì, studiavo, ma sapevo le risposte, perché anche in altre discipline io studiavo, ma le risposte non è che mi venivano, cioè dovevo stare lì a cercare di ricordarle. Quelle di geografia no, le sapevo. Quando, seconda media, quando sei bravo in qualcosa senza fatica, è quasi come scoprire il proprio talento. Che però avere un talento non vuol dire niente, poi bisogna avere un insegnante che te lo faccia riconoscere e te lo sappia far coltivare. Ho avuto questa fortuna, che l'insegnante curasse questo mio talento per la geografia, come passare una metafora, come quando si cura un fuoco. No, si cura un fuoco, ci vuole del comburente, ci vuole del combustibile, ci vuole del calore. E se c'è troppo ossigeno si fa la fiammata e basta. Se ci metto troppa legna non prende. Se non c'è abbastanza calore si spegne. Ha avuto questa capacità di tenere questo equilibrio, e una volta che hai sviluppato il talento poi te lo porti avanti. E questo è stato il mio incontro con la geografia, non molto cosciente. Mi sono trovato a essere bravo senza fatica. Allora, passando dal fuoco all'esperienza, nel momento in cui ci sono delle cose da sapere, esiste il riconoscimento rispetto a quelle cose da sapere, per cui con sapienza l'insegnante ti dà quel riconoscimento, ecco che esce del calore, abbiamo un risultato e io accumulavo sapere, continuavo a far crescere il mio sapere. Tutto questo ha un ingrediente, no? Che anche per la combustione bisogna comunque che i tre elementi siano insieme tra di loro con quelli che sono i radicali liberi, fondamentalmente, che tengono insieme la combustione, e si chiama di piacere. Io provavo piacere a sapere nozioni di geografia. In quel momento era quello. Poi per fortuna appunto c'è stato lo sviluppo del talento e questo piacere si è esteso anche a praticarlo. Mentre l'altro incontro con la geografia è stato quello che abbiamo avuto tutti all'inizio, che è quello dello spazio vissuto. L'incontro con la geografia era da piccolino riuscire ad arrivare al giochino, quindi come faccio ad arrivare a quel giochino lì? Poi più grande era come faccio ad arrivare alla merendina sul tavolo, poi un po' più grande come faccio a evitare le scale con i ragazzi che poi magari mi disturbano o non mi piacciono o mi mettono in soggezione, come faccio ad arrivare alla panchina con i miei amici per passare il pomeriggio, come faccio a fare qualcosa nello spazio. E quella è la geografia che riguarda tutti, quindi è semplicemente una necessità di sopravvivenza, qualsiasi essere umano incontra la geografia, perché ha a che fare, la sua vita si svolge in uno spazio, e questo spazio va conosciuto. Wow. Adesso sto zitto, dopo tutto questo spazio da piccolo. No, stavo pensando il mio primo incontro con la geografia, che era immediato, adesso nelle file davanti vedo dei ragazzi più giovani, loro non lo sapranno, però a inizio anni 80 io sono cresciuto in un paese in provincia di Sondrio, andavo al negozio sotto casa che si chiamava Salini e c'erano i succhi della Valfrutta, c'erano questi succhi, pera, pesca, albicocca, e sopra avevano le bandiere dei paesi del mondo. E chiacchierando prima, qual è stato il tuo primo incontro con la geografia, io ho provato a fare l'ente locale e mi sono reso conto che per me la geografia era quello, è da quello che è nato tanto.
perché poi non era solo, cioè, sono allergico alla pesca, alla bicocca, compravo lo stesso i succhi, quindi era anche fin da piccolo un po' un atto contro se stessi, però collezionare quei tappini e poi andare in casa, c'era un atlante non del Turin, della D'Agostini ai tempi, però pazienza, non ho assunto lo stesso, collezionare e poi andare a vedere dove erano quei paesi è stata forse l'introduzione per me alla geografia, quella sommata un'altra cosa che un pochettino più da piccoli nerd di provincia. Abitavamo vicino alla statale 36 e con un mio amico d'infanzia, Francesco, ci mettevamo sulla statale, su una panchina, e guardavamo le macchine e prendevamo le targhe. E anche lì segnavamo le targhe e poi andavamo a vedere sull'Atlante Oristano dove era. Oppure in Valtellina non è che passassero troppe macchine straniere, quindi se c'era una macchina irlandese, per noi era un grande giubilo. Ed è una cosa un po' strana perché poi è rimasta da grandi, insomma, viaggiando, ci mandiamo le foto delle targhe che vediamo. Quindi, vabbè. C'è un rapporto con la geografia molto personale. Da lì, però, questo ha veicolato, ha fatto andare sugli Atlanti, ha poi aperto tutto quel mondo che adesso in parte è lavoro, perché lavorando in un giornale di turismo hai a che fare con forme, no? Della geografia. Poi in università sono laureato in storia, ma con una tesi in geografia, perché a un certo punto ho capito che forse quello che mi piaceva era costruire un contesto ampio, che era un insieme di quello che, nel mio punto personale, non so, è quello che ti dà la storia, quello che ti dà la geografia, quello che ti dà anche a un altro livello l'antropologia, e tutto questo insieme, chiamiamolo geografia, geografia storica, geografia culturale, chiamiamolo storia di antropologia lì, però è un tipo di sapere, oppure mi piace sempre dire di sensibilità, che forse è necessaria per poi fare il mestiere che faccio e che forse sarebbe un po' più necessario, però l'incontro è senza la valfrutta non ci sarebbe mai. Ma buonasera, io credo di aver avuto questo tipo di incontro con la geografia che è stato con i viaggi fatti con i miei genitori e i miei fratelli da bambini in Italia. Ma comunque giocavamo anche noi con le targhe, a prendere questa cosa qui deve essere un po' diffusa. E quello che ho in mente era pensare ai luoghi, e magari mia mamma che dice: io sono nata a Parma, mio papà era stato in Africa per lavoro, disperso all'inizio della seconda guerra mondiale, lavorava, non era militare, mio papà invece era nato a Monza, ma il nonno era siciliano, quindi si crea una specie di mappa e dici: ma questi posti dove sono? No? E quindi inizia ad andare a scuola e l'Atlante, che io ho in mente queste pagine, queste Atlante, non mi ricordo la casa editrice, però era grosso, marrone, meraviglioso. Turin. E Turin, perfetto. No, no, ma credo di sì, perché mio papà era socio e aveva parecchi libri, sono ancora a casa quelli verdi, leggendari. E da lì, in questa età delle scuole primarie, scuole elementari, c'è questo viaggio, come dire, con i genitori, poi l'andare in montagna, dove poi adesso vivo da 30 anni, e iniziare a costruire un paesaggio. E poi ci sono due libri che ho ritrovato in anni recenti, che sono stati dei regali di mio papà, Il Milione di Marco Polo, e lì è stato veramente un trip, perché insomma il fatto che questa gente parta, se ne stia per dei decenni, poi dopo qualcuno scrive le loro memorie nel Medioevo, che poi quando sei bambino, Medioevo, questa roba è un luogo, non è neanche una data, e Moby Dick, è la versione per bambini, molto ridotta, perché c'era questa cosa dei mari, degli oceani, del viaggio, no? Questi sono, poi andando un po' avanti negli anni, sicuramente un altro viaggio, siamo stati nell'ex Jugoslavia, che era Jugoslavia a tutti gli effetti, avevo credo 12 anni non ancora compiuti, nelle case di alcuni dei più importanti pittori naif, che mi ha molto segnato il loro modo di replicare la loro realtà, così naif, come si dice, ma almeno questa è la narrazione che probabilmente ho fatto io alla mia memoria, però questo è un po' l'incontro, cioè cose che evocavano, quindi perché devo dire la verità, della scuola non ho una memoria precisa, ma non è una critica alla scuola, perché sicuramente ci hanno insegnato, però ecco, qualcosa che mi evocasse tanto me lo ricordo grazie alla mia famiglia e al fatto che potevamo spostarci a vedere. Poi io condivido l'idea degli spazi, come li avete messi voi,
il negozio vicino a casa, ho il fatto dello spazio, devo arrivare lì. Muoversi, chiaramente io sono nato e cresciuto a Monza, il parco di Monza per me è stata la prima grande, i giardinetti prima di tutto, e poi subito dopo il grande mondo, i giardinetti era il piccolo continente, ma dopo il parco di Monza che sei bambino. Oggi osservavo venendo qui una traversa di Viale del Cabriga dove mi sembrava a 7 anni di fare il giro d'Italia, sono 300 metri di strada, quindi questa idea dello spazio che però tu hai segnalato bene sul fatto di dire devo arrivare in quel posto, è la vastità che si ha quando si è bambini, abitando in via della Birona, quindi dove finisce Monza, dove c'era la wilderness veramente una volta prima di arrivare a Lissone, anche solo l'idea di tornare da scuola e pomeriggio uscire in autunno, viene un po' buio la nebbiolina così, e tu vai dall'amico che ha la casa lì all'inizio di Lissone su un pezzo di strada sterrata, ti sembra di esplorare il mondo. Quindi per me la geografia probabilmente ha significato da subito questo, l'idea di andare dentro spazi, e sempre a quell'età la musica. I Beatles e i Pink Floyd a 11 anni hanno iniziato a farmi dei trip veramente forti con dei mondi immaginati che poi con altri tipi di ascolti invece erano mondi geografici reali, no? Nel senso, perché la musica comunque secondo me è quella cosa che ti sa portare in qualsiasi tipo di spazio, di luogo, senza confini. Grazie a tutti e a te. Entriamo nel vivo della questione e vorrei rivolgere una... Allora, nel vivo della questione vorrei rivolgere, giusto per incominciare, una domanda a Thomas, in quanto... Con la prima? Sì, sempre primo. In quanto geografo e accademico, tocca il compito anzitutto di rispondere al quesito, cioè di cosa si occupa la geografia, e poi un po' provocatoriamente vorrei dirti, abbiamo detto, abbiamo sentito antropologi, sociologi, politologi, economisti, serve la geografia e quale sarebbe il quid in più che la geografia ci può dare? Come adesso devi sbrigartela in 3 minuti. Grazie. Allora, parto dalla risposta più facile, serve sì. Grazie. Su questo potremmo... Sono tre sì. Di cosa si occupa è già un po' più complessa come risposta, perché la risposta vera è semplicemente si occupa di, del pianeta in cui viviamo. Il problema è che il pianeta è complesso e mannaggia lui cambia pure in continuazione. E questo fa sì che tutto il sapere geografico di oggi domani non vale. E purtroppo questa è la realtà. Allora, serve sì, perché in particolare in Italia, in generale direi anche abbastanza a livello europeo, mettiamoci dentro il mondo occidentale in generale, così come ognuno lo pensa in questo momento, senza andare troppo nel dettaglio. Abbiamo una cultura che è molto storicista. Tendenzialmente a scuola non fai tanto letteratura, fai storia della letteratura, non fai tanto arte, fai storia dell'arte, fai storia di questo, storia di quell'altro. E va bene, non è che discuto in questo momento l'impostazione del carico del passato sulla nostra cultura, però dà un imprinting che per capire il presente tu devi conoscere il passato, vero, ma non è sufficiente. Per capire il presente devi anche conoscere il presente, e per capire il presente devi anche sapere come sta influenzando oggi la tua idea di domani. Perché banalmente, conoscendo il passato, io so che ci sono momenti di vacche magre e vacche grasse. Bene, allora io oggi ho un grosso gruzzolo e posso immaginare che ci saranno vacche magre anche un domani. Cosa faccio con questo gruzzolo? Lo risparmio?
o investo in qualche cosa, che ci faccio? Passiamo sul territorio. Io ho dei figli, mi metto a disboscare un pezzo di territorio e pianto qualcosa che magari mi darà frutto fra 20-30 anni, o pianto qualcosa che mi dà frutto da lì a 6 mesi. Sto modificando il territorio. E queste scelte non le faccio solo in base al fatto che noi qui abbiamo sempre coltivato frumento, noi qui abbiamo sempre coltivato ulivo, noi qui abbiamo sempre coltivato, chi se ne frega, abbiamo sempre coltivato. Oggi abbiamo i sussidi per il grano turco, io pianto grano turco. Domani avremo i sussidi per la soia transgenica, pianteremo soia transgenica. Domani abbiamo un problema di sostenibilità, io oggi non lo so bene che cosa piantare, forse metto giù 4 alberi perché devo combattere i cambiamenti climatici. Allora, abbiamo il passato, abbiamo il presente e abbiamo il futuro. La geografia cerca di equilibrare queste tre prospettive e non ci riesce, no? Però cerca, ci prova. Ti sollecito ulteriormente. Mi piacerebbe che provassi a farci capire anche a tuo parere, tra visioni interne e esterne anche al mondo della formazione, a tuo parere come è possibile giustificare il fatto che in Italia la geografia abbia uno spazio veramente esiguo dentro i percorsi formativi, no? Le domande sono fatte per metterlo in difficoltà e ci proviamo. Allora, provocatoriamente tu sai che dico da anni che dovrebbero eliminarla dalla scuola la geografia, no? E lo dico a tutti, dovrebbero eliminarla dalla scuola. In questo modo, togliendola dalla scuola, prendiamo atto che serve. Perché tendenzialmente, diciamo, considerando il successo scolastico della lettura media, dopo che per primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, dopo la fine della scuola dell'obbligo, hai letto, sotto l'obbligo dell'insegnante di lettere, tutta una serie di libri, finita le scuole, picco della, così, della lettura. Picco del congiuntivo, picco, ma quello è, la lettura, niente, nessuno legge più libri, nessuno legge quotidiani o quantomeno pochi, no? Eppure per 13 anni sei stato costretto a leggere. Ti hanno insegnato, i primi 2 o 3 anni ti è anche piaciuto leggere, poi basta, poi è sempre stata una forzatura. Per la geografia più o meno passa la stessa cosa, ti obbligano a conoscere il mondo che in realtà non ti interessa, perché il tuo problema è la panchina, le vacanze, cioè, sono altri i tuoi problemi di relazione col mondo, e invece ti costringono a conoscere le capitali dell'Angola. E quindi a quel punto, finita la scuola, non mi interessa più la geografia. Però torniamo al discorso iniziale. In realtà la geografia è una mia necessità di vita come essere umano, perché nel momento in cui io devo cercare un mestiere, io devo capire che tipo di società sto vivendo e se il mestiere che mi piacerebbe fare è adeguato per questa società o per una società altra. Allora, se a me piace l'informatica e alla fine finisco con pensarmi e immaginarmi come programmatore e vivo a Barletta, probabilmente nella mia idea di lavoro devo prendere in considerazione un trasferimento che si chiama migrazione. Nella scuola questo non c'è, hanno ridotto le ore, il perché, beh, fondamentalmente sono problemi di cassa. Non è che dobbiamo stare a cercare così grandi altre ragioni. Io accorpo geografia e storia, in questo modo risparmio un accerto. Punto. Perché se avessero accorpato geografia e storia mantenendo lo stesso numero di ore, bene. Ma il problema è stata la riduzione di ore, non tanto l'accorpamento.
di geografia e storia. Geografia e storia dialogano da sempre, non è un problema nell'accorpamento, il problema è la riduzione di ore. A questo punto il numero di docenti che insegnano geostoria è al 90% di formazione storica, e o hanno la loro passione individuale per la geografia o se no il loro percorso di formazione non è che li abbia dotati di grandi strumenti didattici nei confronti della geografia. Inevitabilmente il baricentro si sposta sulla storia. Poi il perché di questa operazione, oltre alla cassa, direi che non ci sono altre risposte in questo momento. Grazie, passerei un attimo a Davide. Abbiamo letto il libro Il Geopoeta con interesse, sono pagine dense e ci è sembrato di cogliere che per te geografia, no, si intenda in qualche modo quei fili che ci legano profondamente a un luogo. Vorrei che chiarissi un pochino a tutti questa tua particolare concezione della geografia e che ci dicesse anche come è nata l'idea di in qualche modo cercare di unire la poesia e la scrittura ai temi della geografia. Beh, c'è un feedback, forse, no. Mi collegherei però a quello che ha appena detto lui, perché in fondo è quella cosa lì, è l'idea che, per parafrasare un'affermazione, se tu non ti vuoi occupare di geografia, la geografia si occuperà di te in qualche modo. Quello che ci ha appena detto lui è che la conoscenza della realtà, la conoscenza dell'esistente, passa attraverso una serie di connessioni. Cioè, nel suo discorso c'era il detto e molto non detto, che però era lì proprio palpabile, e che mi lancia anche un assist, cioè che è quello delle connessioni. Io spesso faccio riferimento al grande Alexander von Humboldt, quindi, e lo faccio non solo per far vedere che so chi è Alexander von Humboldt, ma perché Alexander von Humboldt queste cose le disse, le scrisse, diciamo, molti anni fa, no? Quindi stiamo parlando di un uomo vissuto tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, per ben 89-90 anni di vita, con queste intuizioni geniali, la Naturgemälde sopra le altre, la capacità di capire le connessioni che ci sono nel mondo, geologo di formazione, scienziato, amico di Goethe, che lo aiutò a capire come la sua genialità poteva esprimersi anche attraverso una divulgazione, ne parlavamo a cena, dell'importanza della divulgazione, cosa che lui fece, perché ci sono libri come Quadri della Natura, c'è una nuova edizione di un paio di anni fa, da Lacrime, meravigliosa, e se voi leggete un capitolo sui nomi dei luoghi è praticamente quello che ha appena detto lui, cioè che le cose cambiano, che questo pianeta, questo piccolo, è un po' irrequieto e cambia. E quindi evidentemente a me questa è una cosa che ha sempre colpito, partendo dalla scintilla poetica, io ho trovato questa connessione con la geografia, suo significato proprio letterale, cioè la scrittura della terra. La scrittura della terra è come quando noi leggiamo un libro, ognuno capisce quello che capisce in base al momento della sua vita in cui si trova, alla sua cultura, alle sue letture. Quindi io trovo molto fascino la geografia perché ognuno può leggere, tra virgolette, quello che vuole. Dopodiché, se non è un legislatore, un docente, eccetera, eccetera, tra virgolette, non può fare molti danni, ma allo stesso tempo può essere incuriosito e andare oltre. Un'impostazione però didattica di questo tipo è evidente che poi in qualche modo ti taglia un po' le gambe, ti fa un po' passare la voglia. Allora diciamo che magari per chi scrive ha un certo tipo di amore senza avere le competenze di persone come loro, è la voglia di guardiamo questo aspetto poetico, perché la scintilla poetica è comunque quello che ha sempre distinto, no? la nostra specie su questo pianeta, è quella che durante un viaggio ti fa vedere una cosa in un certo modo, anche per un giornalista, un reporter, anch'io negli articoli hai questa cosa, no? Vedi, tac, e da lì, almeno io mi emoziono quando vedendo un luogo o vivendo una situazione che magari mi è totalmente sconosciuta, immagino che sto comprendendo qualcosa e a quel punto per formazione e educazione ho voglia di approfondirla, no? Quindi per carattere sono più intuitivo, nel senso intuisco una cosa e allora devo andare ad approfondire quella perché
sinché non riesco a capire e ad avere una conoscenza, non sono contento. E questo, proprio come la geografia di questo pianeta, anche la conoscenza è irrequieta e continua a cambiare, no? Diciamo. Quindi io lo trovo molto affascinante. Questo in teoria, nel concreto, dovrebbe veramente dare migliaia di posti di lavoro a persone che io vorrei avere come punto di riferimento per mio figlio che sta crescendo, per me come cittadino, e che abbiano in mano un po' le sorti, visto che parliamo, siamo in Italia, quindi di un paese dove mediamente, lo dicevo a cena, io noto che se andate sul sito di qualsiasi comune raramente troverete la parte geografica, non dico sviluppata, ma accennata, dimensione, che tipo di territorio hai, quanto boscato, quanto no, perché comunque tutte le città, voglio dire, l'Italia è un paese cui, adesso dico delle cifre, mi vado a mettere nei guai, comunque credo il 43% del territorio è montuoso, eppure ci percepiamo come paese di mare. È vero, siamo circondati, ma è la terra che è coperta per tre quarti dalle acque, no? Abbiamo proprio una percezione, la geografia è una percezione, che come ci percepiamo noi? Ci percepiamo come monumenti o come dinamica? Quello che hai appena detto tu è, credo di aver capito, è dinamica, e questa dinamica è il fascino della geografia ed è quello che mi ha sempre attratto verso la geografia, verso il viaggio. Io poi ho avuto un grande maestro, poi ho la fortuna di conoscere da un po' di anni, che è Barry Lopez, di cui ho curato una geografia profonda insieme a lui, e già molti anni fa scrisse un saggio bellissimo delle geografie americane, su anche sulla manipolazione della geografia, cioè che narrazione ci vogliamo fare noi della geografia, perché questo è molto importante. Sei in un paese meraviglioso, va bene, però non può essere raccontato in modo cabarettistico, se posso dire, cioè ci sono dei momenti in cui bisogna essere anche un po' di sostanza, ed è il momento in cui si possono prendere persone specialisti, come si usa dire, che le cose le sanno per davvero e hanno voglia di raccontarcele, e lo fanno in modo da appassionarci. La parte emozionale non può, secondo me, mai essere esclusa, perché io da studente ho in mente determinati cambiamenti della mia vita dovuti alla passione con cui i docenti e le docenti che ho avuto mi hanno trasmesso la conoscenza. Vi citavo prima il professor Scaramellini, con ho fatto lingue e poi ho fatto geografia, cosa c'entra? C'entra, voglio dire. E però non ho mai più dimenticato quell'esame, sono passati 35 anni. Quindi questo è un po' quello che io vedo come importante dal mio punto di vista, cioè nel senso, io credo che tutti i punti di vista possano convivere, cioè di buttare lì quella piccola, no, scintilla che ti faccia dire: non devo avere paura di quello che io sento nei confronti del territorio, di quello che i miei sensi percepiscono. Dopo c'è dell'aspetto cognitivo, che è meraviglioso, perché se viene supportato da questa, da un'emozione, da un amore vero e proprio che tu senti, avrai anche tu una volontà di vederla più viva, più tridimensionale, questa geografia. Grazie. Allora, noi non vi vediamo, però mi piacerebbe anche, ci siete, ecco, magari avete un po' freddo, mi piacerebbe anche che se ci fossero cose non chiare o domande che vi sorgono anche durante il nostro dibattito, noi possiamo eventualmente appunto accogliere subito le domande, magari diventa una cosa anche un pochino più interattiva e ci tiene più grafica, il microfono gira di chimera. A Tino vorrei chiedere invece qual è il rapporto, cioè come vedi oggi il rapporto un po' tra il giornalismo e la geografia, no? Tu ti occupi di una parte del giornalismo che è proprio in particolare ha delle implicazioni forti con la geografia, perché lavorando al Touring Club ti occupi di viaggi, di turismo, di luoghi. Come vedi oggi questo rapporto tra, insomma, il tuo settore e la geografia? No, è abbastanza paradossale, perché siamo nel momento storico in cui più persone si muovono, e si muovono per motivi, mettiamo quelli che limitiamo in parte a quello che fa un giornalista di viaggio, una rivista di viaggio che è una rivista di turismo, perché quello è, cioè andiamo in vacanza, speriamo, tendenzialmente c'è questa distinzione, i viaggiatori, i turisti. Secondo me siamo tutti turisti, il viaggiatore probabilmente è su un barcone e qualcuno sta cercando di mandarlo via, o guida un camion in Asia centrale, o quello è il viaggiatore. Il resto, partiamo, abbiamo un portafoglio in tasca, una carta di credito, un passaporto forte come quello nostro, no? 180 passapaesi senza visto perché siamo italiani.
E in tutto questo c'è un'industria, una seconda industria al mondo, che è l'industria turistica, che quest'anno muove 1.300.000.000 di persone. E queste persone si muovono nel mondo e probabilmente dovrebbero avere un po' di sapere geografico, che non è semplicemente il fatto che loro si muovono perché appunto, una domanda che ogni tanto ci facciamo in redazione è questa, cioè perché qualcuno va dove ha deciso di andare in vacanza? Ogni tanto la riflessione è anche quando siamo presuntuosi, diciamo, al merito nostro, no? Perché Turing, tra le tante cose che ha fatto, dice che ha inventato il viaggio in Italia, quantomeno ha contribuito a comunque a costruire una coscienza, diciamo, turistica e poi di conoscenza anche del paese, perché è fondamentale. E appunto tutta questa gente che va in giro in questo momento storico forse non ha un po' questo sapere geografico, cioè si va tanto in giro, ma un po' si va tanto in giro. La mia insegnante all'elementare avrebbe detto tipo i pecoroni, una parola che si usa, che è abbastanza vero, incredibile, no? Sempre di più andiamo, facciamo un weekend e tutto, eppure ne sappiamo un po' meno. Andiamo, speriamo, a crescere il nostro sapere, ma le volte andiamo solo per comprare in un negozio che è lo stesso che magari c'era a Monza o piuttosto che a Milano e poco altro per mangiare, i ricordi del cibo e sono così. E in tutto questo poi c'è la riflessione di chi fa questo mestiere, che addirittura manda in giro queste persone, quantomeno contribuisce a creare questo immaginario. E prima ci dicevamo, forse dovremmo chiudere, no? Visto, si parla di Verturi, Venezia sedata, in Indonesia chiudono un'isola perché i turisti vanno e spaventano i dragoni di Komodo, quindi c'è anche un problema in tutto ciò. E cosa c'entra in questo la geografia e il giornalismo? Che forse c'è un giornalismo turistico, ogni tanto faccio sempre questa domanda, quanti di voi di sicuro sarete andati in vacanza e magari in un anno avete fatto uno o due viaggi, siamo in Lombardia, la gente si muove un po' di più, fatte in altre zone d'Italia magari ci si muove meno, ma da qua ce ne vogliamo andare, non si capisce perché, comunque viaggiamo tanto, no? Cioè, dici, leggete riviste di turismo, magari se uno tira sulle mani, pochissima gente legge riviste di turismo. Perché? Perché il rapporto, di nuovo, tra il giornalismo e la geografia e il racconto del mondo è pessimo, diciamoci la verità. Cioè, quando leggiamo un articolo di turismo, non è nella maggioranza dei casi, non generalizziamo, c'è sempre un 10% che si salva, cioè quello, no, è come nell'Inter, ci sono due giocatori buoni, quindi qualcuno si salva, non c'è problema. Cioè, quest'anno qualcuno di più magari. E vabbè, comunque, non facciamo queste polemiche. C'è però nel racconto fatto dai giornali di viaggio qualcosa che non torna, qualcosa che non parla della geografia, qualcosa che parla di una maniera bozzettistica di raccontare il mondo, di fare folklore. Cioè, se leggete quegli articoli, magari ci sono anche sui quotidiani, ogni venerdì se non sbaglio il Corriere alle pagine dei viaggi, tutti questi posti che vengono raccontati sono tutti bellissimi, ma non può essere così. Cioè, il mondo cambia, varia, continua a cambiare e quindi i posti magari per un periodo sono stati bellissimi, splendenti, Samarcanda, no? Non parlavamo di Asia centrale, è stato XII-XIII secolo, dominava il mondo, una città ricchissima, poi era fatta di palazzi di sabbia, si è ridotta in comuni di sabbia e adesso è un posto un po' così, che cerca una sua identità. Eppure se tu leggi un articolo su Samarcanda ti raccontano quanto è bella Samarcanda, e poi ti dicono quelle moschee, poi ti dici non sono moschee, sarebbero madrasse, studiavano, era un'altra cosa, però fa niente, no? Cioè, e tu dici, cavoli, allora c'è un problema di fondo tra il giornalismo e la geografia, che probabilmente chi fa questo mestiere non sa tanto la geografia, come non sa tanto la geografia chi magari pensa qualcosa per i nostri territori, per rimanere un po' più sul vicino, o anche chi pensa ai prodotti turistici, perché adesso il mare, tutti dicono il petrolio d'Italia è il turismo, e quindi ogni territorio cerca di svilupparsi facendo ponti tibetani, e tu dici, ma che cosa c'è, no? Vengo dalla Valtellina, hanno appena costruito un ponte incredibile, tu dici, ma che c'entra? Ma perché devi intasare una valle piccolissima per la gente che fa sto ponte di vetro? E poi in realtà è comodo per gli abitanti da un'altra parte che hanno le baite, vabbè, questo è secondario, perché viene prodotto come un elemento territoriale turistico, e allora c'è una responsabilità da chi fa il mio mestiere, e lì provare a problematizzare, provare a raccontare una complessità
e poi magari anche che è fondamentale nel giornalismo in generale, no? Visto che stiamo parlando di giornalismo di viaggio, però sarebbe nel giornalismo in generale, ed è di essere onesti, e cioè dire che, dirò una cosa che magari a scuola non si può dire, ma quasi, cioè, se un posto fa cagare, dillo, no? Perché poi c'è gente a cui i posti che fanno cagare piacciono, e quindi quelli ci andranno, e non è un problema, perché poi alla fine devi raccontare la realtà. Foppolo o Samarcanda, cioè, Samarcanda è triste, non è quel posto bellissimo, ve lo assicuro, cioè, anche Foppolo è triste spesso. Non c'è nessuno di Samarcanda, quindi non mi menano. Se dico Foppolo magari è più difficile, per questo lo butto là. Quindi, cioè, il problema è questo, che non c'è un rapporto con l'onestà di fare questo mestiere e con l'onestà di raccontare luoghi, che è quella che invece la geografia ha, perché se tu racconti con questo impianto arrivi a... poi, nel senso, io amo andare in posti tremendi, quindi va benissimo, ci sarà, cioè, Alfio con qualcuno abbiamo fatto dei viaggi in posti orrendi, c'è quella minoranza, quindi va bene, però la base del nostro mestiere deve essere questo, ricercare l'onestà, che è la base un po' che deve essere del giornalismo, e anche nel racconto turistico, e non raccontare che tutto è bello, che ci sono i tramonti fantastici, cioè che magari il posto è orientato al contrario e dicono che c'è un tramonto bellissimo, ma dove lo vedi? Cioè, questo è quello che succede nei giornali di viaggio, e quindi c'è un rapporto un po' forse sbagliato sia con l'onestà che poi con l'onestà geografica. Puoi intervenire? Fermo un turno. No, volevo in verità risentire un attimo Davide. Credo che in questa cosa forse c'è una componente anche del momento sociale in cui siamo, cioè non vorrei che uno delle cause che porta anche a questo tipo di giornalismo è che siamo in un momento storico in cui mettiamo sempre un pochino davanti l'utilità, no? Quindi anche l'esigenza di dover in qualche modo creare un prodotto vendibile o comunque rispondere a delle logiche di promozione, no? Anche nel mestiere che fai. Quindi molto spesso forse l'ordine è più che altro quello, quindi di parlare bene di un luogo anche per renderlo più appetibile. In questo senso, dopo torno anche a me, in questo senso nelle pagine di Davide spesso, ho notato, torna una critica forte anche al momento che stiamo attraversando, no? Tu spesso, diciamo, per sintetizzare, dici siamo in un momento che recide i rapporti, i fili che ci legano a quello che abbiamo intorno, no? Mi piacerebbe che ci facessi capire perché vi cioè, sei così critico rispetto a quali aspetti in particolare. Beh, qua partirei dal suo discorso sul giornalismo, perché comunque, sebbene io non lo pratichi con continuità con cui lo pratica lui, l'ho praticato e lo pratico, e vedo che comunque c'è una piccola quota, sembra un famoso discorso, in cui c'è la possibilità, io mi ritengo fortunato, di poter dire delle cose, quindi non di dire se è bello o se è brutto, ma di dare una suggestione, di provare a essere autorevole, non per tirarsela, ma semplicemente per avere questa onestà verso chi ti legge, e probabilmente tra i tanti fattori di questa complessità c'è che oggettivamente, se poi tutto funziona a inserzionismo eccetera, e così via, ovviamente l'autorevolezza scade. Arriva internet, che è stato demonizzato, chiunque fa un suo blog, chiunque scrive la sua opinione, credo che fa bene a farlo, e naturalmente mediamente le persone con meno, non lo dico con snobismo, meno scolarizzazione, meno abitudine, che odiavano il cellulare nel 1999, poi di colpo è arrivato lo smartphone, vivono solo di smartphone, quindi è anche una cosa simbolica, è un attimo, vanno dentro, tu gli dici Samarcanda, vanno a vedere, non hanno però avuto la possibilità di avere una diffusa stampa, chiamiamola, capace di proporti qualcosa che ti facesse dire beh, aspetta, perché va bene il blog, va bene tutto, però c'è quella rivista che, cavolo, mi dice sempre delle cose differenti, alla fine ti descrive che Samarcanda è collassata perché era tutto fatto solo con la sabbia eccetera, o che Foppolo in realtà ha delle montagne bellissime, però che il CAI gli ha tolto il sentiero delle robe e schifato da quello che hanno combinato.
è quello che serve, serve più verità, nel senso verità giornalistica nel racconto, che non è la verità assoluta, attenzione, è la verità dell'osservatore, degli occhi che una testata autorevole decide di utilizzare per raccontare dei luoghi. E poi è molto bello che dice lui, questo, quello che dice lui e c'entra con recidere, che è un'altra cosa, cioè viaggiare turista, fare questa distinzione, io sono un vero viaggiatore, non sono un turista, in effetti è un po' una stupidata, perché comunque viaggiare vuol dire comunque estrapolarsi da un contesto consolidato in cui, nella famosa comfort zone, no? Tu sei tranquillo e hai il portafoglio, carte di credito, sei tranquillo, poi guarda caso mi trovo il mio negozietto che c'è un po' anche a Milano e lo trovo anche a Kathmandu, quindi mi sento a posto. Ed è un problema della globalizzazione questo, che recide, non è vero che ti connette, ti recide, perché tu non avrai mai la possibilità di andare oltre quel velo invisibile che ti porta all'interno di un luogo, anche per un attimo, anche per un momento, lontano da te. I tempi, si fa tutto sempre velocemente, no? Siccome i ragazzi che adesso hanno magari 30 anni e già 15 anni che prenotavano dei voli dove costava meno, non è brutto in sé, perché l'avrei fatto anch'io a 16 anni, però se lo fai solo per dire vado a Praga perché la birra è buona o le ragazze sono belle, dicono una scemenza. È chiaro che non avrai, ci vai il weekend perché tanto costava 26 euro l'aereo. Secondo me, io provocatoriamente molti anni fa dissi anche in pubblico, guarda, forse è meglio che certi posti costino ancora tanto, perché quel viaggio che lo costruisci, perché dovrai investire ancora dei soldi per andarci, e non è una cosa, è una cosa che ti costringerà ad elaborarlo meglio, non a prenderlo così. Quindi quello che secondo me recide, sul quale io spesso torno poi nel libro, come hai visto, lentamente entri invece nell'altra zona, quella più poetica della bellezza, è il fatto che noi non ci concediamo il tempo di elaborare, che viviamo in una società quantitativa, no? Ma non lo sono io a scoprirlo. Quindi evidentemente quando ho letto sui titoli dei giornali la tipa che ha fatto tutti i paesi del mondo e c'è solo 21 anni, scusate visto che non siamo a scuola, che cazzo me ne frega? Ma è una notizia, a me proprio non me ne frega una mazza, cioè anzi poverina, 21 anni sei già stato in tutti i paesi per dire di aver messo il bollino. Le figurine, io ho smesso di giocare a 10 anni con le figurine, ho 11, cioè mi sembra una roba abbastanza, non è un album da riempire la geografia, è un legame da creare. Tu non hai le connessioni con i calciatori, non è che li conosci perché attacchi le figurine quando sei bambino, quindi la geografia è una cosa seria e importante che ti permette di avere questa relazione, la relazione con quello che è diverso da te attraverso quel ponte che sono le similitudini, quando incontri qualcun altro, quello non recide, questo, quello collega, no? E quindi non so, ognuno ha le sue inclinazioni. Io viaggiando ho sempre avuto questa cosa che mi piaceva vedere quanto le similitudini ci mettessero in connessione e le nostre diversità ci facessero fare wow, che bello, no? Quindi abbiamo una serie di linguaggi che hanno svilito, no? Lo sfruttamento delle emozioni da parte del linguaggio pubblicitario e tutta un'altra serie di cose. Quindi semplicemente io credo che è vero che è complessa la situazione, servirebbe, io non credo che sia difficile cambiare, manca la volontà di cambiare, anche perché in questo momento invece del wow c'è il grande spavento nel mondo editoriale, no? È inutile nascondersi sul continuo crollo del mercato editoriale, delle riviste, dei quotidiani, eccetera eccetera. Però bisogna anche interrogarsi da dentro, lo dicevamo anche prima, io lo dico personalmente, lo dico da anni, non mi sono fatto molte simpatie, però lo dico, perché se non ti interroghi è una forma di negazionismo, e cioè torniamo a quel recidere un legame emozionale con i luoghi, quindi con il raccontarli in un certo modo. Io credo che in realtà questa sia una grande opportunità, è un momento dove questa sfida si pone per la prima volta nella storia, perché siamo arrivati a numeri incredibili, sia come abitanti sul pianeta, quindi di abitanti in movimento. La bellissima domanda che si fa nella redazione è: ma perché uno parte, no? Cioè non è che non torniamo a Hillary che gli dicono perché vuoi salire sull'Everest, perché è lì la domanda più bella della storia secondo me che è stata mai data. Per cui voglio dire, e quello però è una risposta di un legame, cioè lui vabbè, è inglese però si trova lì e dice che sente questo afflato. Non bisogna vergognarsi delle proprie emozioni, quando vogliono offenderci, no, ma è una reazione emotiva di pancia, questa non c'entra niente, è come l'impulso una reazione istintiva, ecco, l'istinto non è una cosa sbagliata, l'impulso sì, lui dice una cosa che non mi piace, io lo interrompo e gli dico qualcosa di brutto,
L'impulsività va controllata, ma l'altro aspetto di avere invece un'intuizione, un modo di reagire alle cose, ti fa capire dove sta quel legame, ti fa osservare le persone in un altro modo. Chiaro che se vai a fare un viaggio di un certo tipo, spesso se ne sentono, dove ti metti la classica crociera, no? Classica se non l'ho mai fatta, però voglio dire, fa sì che a volte io provo un tale dolore, adesso non è che ce l'elenco nel libro, però le ho scritte, sparse qua e là. Io ci sono luoghi del mondo, sicuramente in un mondo ideale se campo 200 anni vorrei anche vedere, ma non ci andrò mai, cioè perché gli è stato fatto da questi luoghi una cosa che per me non voglio andarci, non voglio vedere cosa è stato fatto al Genio Sloci, non voglio vedere che cosa è accaduto, non sono interessato. Il mondo è, voglio dire, il pianeta è gigantesco, nel senso non... poi c'è tutto questo aspetto dei mari, no? Io con il grande Folco Quilici ho fatto una conferenza 5-6 anni fa e lui come un bambino proprio diceva, perché in realtà ma noi ci pensiamo a tutto quello che sta in fondo ai mari che noi non conosciamo, cioè noi non sappiamo veramente quasi niente, no? E questa dovrebbe essere la sfida geografica, una delle sfide geografiche bellissime per poter vedere il mondo con occhi differenti. Non lo dico io per primo, è stato detto da dei grandi, ma assolutamente questa è interrompere il modo che abbiamo di pensare, classico, respirare, nel qui e ora, dimenticarsi il passato, non pensare al futuro, pensare ad adesso, cosa vogliamo fare, e in generale cercare di dotarci di persone che ci amministrano e che pensino più competenti riguardo a quello che loro chiamano sviluppo del territorio, perché non si è capito bene che cos'è, vorrei capire che cos'è. E non lo dico in tono polemico, lo vorrei davvero capire. Su sviluppo del territorio è quasi domanda più difficile della cosa serve la geografia. Però tornerò un secondo sul discorso del miliardo e rotti di turisti in giro per il pianeta. È vero, i numeri sono quelli. Poi ci sono anche quelli del turismo non noto. Quindi i movimenti aumentano ancora di più e siamo ancora nel turismo. Poi i migratori in realtà sono 0, sulla popolazione mondiale, per cui non si capisce neanche il grande interesse di uno 0, quando poi ce n'è un altro miliardo che va. E che fai da migliaia? Che va. Se parliamo del movimento, insomma. Però cos'è che succede? È che in questo mondo così freneticamente in cambiamento, le persone che partono, insomma, una volta, fino a qualche decennio fa, non due, tre decenni fa, quando partivi da un paese del blocco occidentale, tu partivi da un paese del blocco occidentale, insomma, poteva essere più o meno in fermento, ma la tua identità era tutto sommato abbastanza stabile, definita. Oggi non è così. Oggi sei più definito, più, non so se il termine liquido in questo caso è efficace. Però insomma, se io parto dove ho un'identità molto più plurale rispetto a qualche decennio fa e mi sposto in un mondo che a sua volta è ancora più plurale. Adesso, visto che siamo non a scuola, ne vengo fuori ben rincoglionito. Faccio fatica se devo andare a seguire, si parla di turismo vocazionale perché si segue la vocazione, eccetera, eccetera, va bene, teniamolo così. Ma vado per accrescere la mia persona, i miei interessi, tutto. Va bene, praticamente non so esattamente chi sono quando parto, vado, non so esattamente chi trovo. Interagisco con persone che anche loro a loro volta non sanno esattamente chi sono, dove vanno. Torno indietro, che sono più ricco, o alla fine trovare il negozietto che è uguale a Milano, tutto sommato, una piccola ancora di salvezza, perché? Perché quello lo conosco e lì mi ci attacco. Quello è una piccola ancora per la mia identità liquida in un mondo altrettanto liquido. E tutto quello che è stato il discorso, anche questo di qualche
di qualche anno fa, che finalmente sta un pochino calando, dei non luoghi, no? Per cui aeroporti, centri commerciali, tutti questi luoghi che sono stati massacrati in parte con anche delle ragioni accademiche, no? Di metodi, di ricerca. Però oggi nei centri commerciali i ragazzi si danno i primi baci. Cosa faccio? Io mi bacio in un non luogo. È il luogo più importante della tua vita. Adesso io mi trovo che ho delle emozioni che sbarello completamente, no? Perché sono completamente coinvolto da questa relazione, dove fuori nevica o piove, non lo so, o ci sono 40 gradi, e io sono lì che sto limonando con la ragazza della mia vita, perché in quel momento è la ragazza della mia vita che sposerò, con la quale in quel momento è così, e poi mi vengono a dire che ho fatto tutto questo in un luogo. Ma quello è un luogo ed è importante. È un luogo ed è importante. E oggi è vero, magari i giovani non sono la maggioranza della popolazione italiana, va bene, ma c'è sempre più gente che considera quei luoghi, luoghi importanti per la loro vita. E non posso dire che sono dei luoghi, ma sono tutti uguali, l'aeroporto di Shanghai è uguale a quello di Rio de Janeiro, che è uguale a quello di Atlanta, e non va bene. Oppure, ma il negozio di Zara è uguale che sia a Chicago piuttosto che a Pechino. Sono tutti uguali. Ho capito. Però lì è dove ho incontrato lei. Quindi non è più un luogo, non mi interessa. Questa cosa qua questa cosa diventa importante per il discorso originario, che se io devo educare alle geografie di ciascuno, e devo educare alle geografie di ciascuno, e devo aiutare ciascuno a riconoscere le proprie geografie, non posso decidere che questi non sono luoghi, questi sono delle realtà che hanno completamente tagliato la loro relazione col territorio, perché è arrivato il grande costruttore che ha deciso che adesso qui facciamo una stazione, rinnoviamo la stazione, facciamo dei giardini, facciamo un po' di residenze e facciamo un centro commerciale. Però prima avevamo un bel campo con i frutteti, con tutto. Prendiamo atto che il mondo cambia, che si trasforma, e che nel giro di 20 anni quello che nel mio spazio è stata una devastazione, negli spazi della generazione precedente è il luogo dei loro amori, dei loro affetti, delle loro delusioni, dei loro contrasti, diventerà un luogo anche quello, ricostruiranno, ritesseranno un nuovo tessuto, ma saranno educati per poi mantenerli, o nel giro di mezza generazione dovranno ricambiare tutto, perché il progetto di inizio in realtà è andato male, hanno venduto metà degli appartamenti e quindi rifacciamo ancora tutto, e nessuno in realtà è riuscito ad allacciare niente con quel luogo. Non è un problema del centro commerciale, le persone sono educate a riconoscere dei valori con i luoghi. Sto pensando appunto di come mi riallaccio a questo, di come le persone educate o meno, poi dei luoghi si appropriano, no? Fondamentalmente, cioè, come l'aeroporto, ma non so, a Kashgar in Cina, quindi nella parte del Xinjiang cinese, la parte più occidentale, quella, diciamo, fotografia spicciola, quella delle capitali, quella che è Urumqi, la provincia autonoma musulmana nell'occidente. La macchia gialla lì, dove i grandi deserti e tutto, il governo, perché poi ogni tanto quando uno dice la storia, la geografia, poi la geografia vissuta è appunto questa cosa qua, andare in un luogo e provare a interpretare, dico quello che faccio di mestiere, provare a interpretare, a decostruire, se vogliamo usare termini accademici, oppure semplicemente di capire perché a Foppolo ci sono quelle cavole di palazzi orrendi, quando, come, perché, provare magari a raccontarlo e dare un perché, e questo sarebbe già aver fatto bene il proprio mestiere. Oppure comunque a Kashgar c'è questo centro storico che era bellissimo, fatto
c'è andato Marco Polo e tutti i viaggiatori dell'Ottocento raccontavano di questa città fatta di sabbia, lui dice Terzani, e che, tutte queste viuzze dove ci sono tutti i negozietti, i macellai per strada e tutto. Poi il governo cinese, perché poi la geografia è contemporanea, che questo è che la vince sulla storia, perché ti racconta le cose che accadono, arriva e siccome quelli sono musulmani, dopo l'11 settembre è riuscito a dire che quelli sono anche terroristi, perché tanto musulmano terrorista, quindi, insomma, dopo l'11 settembre era facile l'equazione, cosa hanno fatto? Hanno raso al suolo il centro storico, perché era tutto di quelle casette cinesi che ci piacciono le strade grandi e tutto, e poi ci stavano un po' di uiguri che erano secessionisti, che forse volevano un pochettino di rispetto di più della loro cultura, e l'hanno raso al suolo, l'hanno bonificato con la scusa che c'era il pericolo di terremoti e poi potevano cadere quelle case di sabbia e tutto, facendolo alla cinese. Però la bellezza della geografia. Alla cinese nel senso di infretta. Infretta male, di solito, la cinese è infretta male e bonificato, cioè sterilizzando i luoghi, perché è un po' l'anima. Se avete viaggiato un po' in Cina, la maggioranza delle città si assomigliano abbastanza e sono abbastanza sterilizzate. Però gli uiguri, mi è capitato di passare un anno dopo che l'hanno fatto, si erano già riappropriati di quello che, visto da un etnologo francese, sarebbe diventato un non luogo che recide tutti i contatti con la cultura tradizionale cinese. No, avevano riniziato subito a riappropriarsi. E quindi e questo è forse l'insegnamento della geografia e quello che dovremmo insegnare, cioè a leggere le cose e i luoghi, a staccarci dall'idea che ok, quello è così e rimarrà così, ma invece leggere che ci sono persone che si sono riappropriate, in quel caso si erano rimessi a fare, avevano portato uno dei grossi forni per il pane, dove fanno dei pani bassi che vengono attaccati, non lievitati, vengono cuociono alla svelta, vengono attaccati sulla superficie del forno, avevano riportato i forni in mezzo alla strada e la strada aveva ripreso, iniziava a prendere quegli odori che magari 50 anni fa uno avrebbe detto pestilenziali, però quegli odori di piedini grigliati, di pane e quel vociare che piano piano riporta il luogo a una vita, che è una vita nuova, che non è che dobbiamo guardare sempre al passato, è provare a leggere il presente, che forse è quello che ci dovrebbe aiutare a fare la geografia se tutti avessimo questi mezzi, se a scuola si studiasse e si dicessero che non, la geografia non è solo sapere che Urumqi è la capitale della provincia autonoma del Xinjiang, ma è qualcos'altro, una capacità di leggere. Ho sviato, scusate. No, il suo discorso poi la piccola cosa. Dal mio punto di vista, quello che tu hai detto prima si legava comunque al recidere o al... Lì loro non sono stati recisi, perché evidentemente erano radicati, se posso usare questo termine. Nell'altro caso, evidentemente, poi arriva, va bene, non ha venduto abbastanza appartamenti, quindi infatti anche io stesso non ho mai amato questa definizione di non luogo, che sia il centro commerciale o meno, sta di fatto che meno c'è un'educazione alla geografia, meno tu imparerai a sentire questo legame, quindi ti possono cambiare le cose sotto il naso, che è indifferente. L'importante sarà avere semplicemente un luogo, le tue aspettative saranno sempre più rivolte al basso, perché i tuoi bisogni cosiddetti primari, che non sono proprio tipo sopravvivere, mangiare, no? Stare bene di salute e avere un lavoro quando cresci, ma sarà semplicemente quella di avere quelle quattro cose che un sistema globalizzato a livello economico ti deve vendere fondamentalmente, perché più aumentano i numeri a livello demografico, più sarà quello, devi avere dei consumatori, cioè è già così, a cui devi vendere dei prodotti, quindi dove non importa, ma non è neanche importante che uno si affezioni troppo a un luogo, l'importante è che abbia un luogo dove andare a consumare. E quindi in questo modo, io non sono nostalgico, non sto dicendo la piazza del paese piuttosto che altre cose, tutti noi abbiamo avuto i nostri luoghi e un tuo legame ce l'hai, perché hai quella cosa lì, il primo bacio, gli amici del cuore, andarsene di nascosto in giro dai genitori, poi guardi che era magari un posto davvero brutto, ma non è quello il fatto è che se continuano a cambiartelo, naturalmente non avrai tempo di sviluppare una relazione, quella che Barry Lopez chiama la conversazione con il luogo, no? E questo secondo me invece è molto importante. Però non si può, mi pare l'abbiate sottolineato più volte, non si può, è fondamentale rispondere alla domanda, serve alla geografia, serve a un'educazione e ha questa capacità, io l'ho definita la scienza più sincera che non mente, serve proprio questo, è la più grande porta che noi abbiamo per poter entrare con questo legame forte
verso il mondo, verso la sua conoscenza, a partire da quello che hai detto all'inizio, di sentire come arrivo lì al giochino, alla merendina, perché il primo viaggio è quello lì, cioè nel senso che noi facciamo, no? E quindi da lì è la conoscenza del mondo in questa direzione qua. E quindi quando cambiano i luoghi, evidentemente, o le configurazioni dei luoghi, ma io penso anche alle città con i sensi unici, piuttosto che una continua e progressiva invece che una scelta netta, no? Parlo della mobilità, c'è sempre un prima io ti faccio impazzire, ti tiro deficiente, continuo a cambiare sensi unici, modalità di parcheggio, non sai come entrare, ti faccio venire l'ansia, quindi non è che ti do una regola, questo è molto italiano, da lunedì 1 marzo 2020, quindi psicologicamente 7 mesi per prepararti, lì non si va più. Si fanno le cose un po' così, no? Non sempre, per carità, vedo che a Milano c'è un programma che arriva molto lontano negli anni a spiegarti come entrare o non entrare nella città. Però anche quella è geografia alla fine, come tu ti muoverai nella città, come io te lo devo spiegare. Ci dovrebbe essere un modo differente che non sia una app, che sono utilissime, però che sia una cosa anche palpabile, perché la geografia è palpabile, quindi, e questo dal mio punto di vista torna ancora a questo tipo di legame, al fatto che viene reciso. Io vivendo in un piccolo paese di montagna, avendo un figlio a scuola, quindi ho potuto vivere questi primi anni di materne e primarie, vedo che comunque non è diffuso, è sempre passata un po' l'idea che sei in un territorio disagiato, che altri hanno di più non si capisce cos'è, comunque di più, e quindi alla fine invece di far capire che il territorio che tu hai intorno a te è una tua ricchezza, non di proprietà, no? Ma ricchezza perché ti darà una visione differente del mondo e poi andrai verso la città con un altro spirito e poi unirà le due cose, sarà meraviglioso perché tutte e due possono stare insieme. Se quello è il messaggio che c'è da molto tempo, non è comunque secondo me un bel messaggio, è un recidere comunque questa cosa qui. Che non si dia peso alla geografia nella scuola, vabbè, l'avete già detto voi, insomma. A questo punto proviamo a calare. È stata evocata più volte questa questione dell'educazione della scuola, appunto. Ma cosa dobbiamo fare? Qua ci sono tanti insegnanti. Dici come si fa a migliorare? Come si insegna meglio? È una missione impossibile. Da un lato si ripete già da un po' di anni, no? Però probabilmente non si ripete abbastanza o non si ripete nei luoghi giusti, sarebbe da evitare il discorso della geografia con toponimi a memoria, capitali, monti, fiumi e via dicendo, anche se non è da buttare ma è da integrare con l'altra geografia. In particolare, magari adesso senza fare tutto un discorso molto, insomma, proprio per gli addetti ai lavori, ma un po' più alto, alla primaria questa va bene, ma non perché è un gusto nel dire bisogna conoscere i capoluoghi delle regioni italiane, è perché tanto alla primaria i bambini sono innamorati del mondo, non gli costa nessuna fatica imparare a memoria. Lo fanno coi Pokémon, cioè, hanno dei nomi impronunciabili, se gli dai i dinosauri sanno dei nomi in latino, imparano a memoria, non gli costa nessuna fatica. Allora, quello è il momento per farli imparare a memoria quattro cose, perché poi sarà una missione impossibile. A 14 anni non ci sarà uno che impari a memoria qualcosa, ma perché a 14 anni abbiamo già visto che ha altri problemi, ha già altre priorità, giustamente, le abbiamo avuto tutte e hanno anche loro. Quindi perché in quel momento torturarli con tutta una serie di nozioni che non arriveranno? Fatelo prima, quando è più semplice e al ragazzo, alla ragazza, alla bambina, alla mia, non costa nessuna fatica. Primaria. Nella primaria c'è anche tutto il discorso emozionale. Il bimbo è già innamorato del mondo. Ma perché gli devo rompere le scatole col problema dei rifiuti, del riscaldamento globale? Il mondo è un posto meraviglioso dove stare.
Io gli insegno la raccolta differenziata semplicemente perché gli insegno a tenere in ordine la classe dove deve fare lezione. Cioè, si fa così perché si fa così? Perché si tiene in ordine. Punto. Cosa c'entra con i problemi del pianeta? Mica sono problemi suoi, sono questioni degli adulti e vengono affrontate dagli adulti. Il bimbo è innamorato del mondo e lascio l'innamorato del mondo. Dopo i 7, 8, 9 anni a seconda magari del bambino più o meno precoce, quando inizia ad avere già anche lui un po' di... Il mondo non è così bello come me l'hanno raccontato o come me l'ho immaginato, ma ci arriva da solo, ci arriva per la crescita, perché io devo anticipare. Quando ha il suo bello sguardo un po' più critico nei confronti del mondo, chiunque sia papà o mamma o zio di qualcuno che frequenta un pochino, ha esattamente idea di qual è il periodo, no? Dopo gli 8 anni non è più simpatico come prima il nipotino, no? Allora cosa succede? Che quello è il momento in cui magari posso mettere giù un po' di critica, uno sguardo un po' diverso. Bene, allora lì possiamo occuparci anche di qualche problema, dei luoghi del vicino, del suo territorio, di dove vive. Non c'è bisogno. Si può collegare anche a altri luoghi, se la classe lo permette, se la composizione della classe lo favorisce, se no non diventa una forzatura. Con la secondaria di primo grado allora possiamo iniziare a fare il lavoro che è quello che manca, soprattutto nei libri di testo, del educarli a un'analisi, a un vissuto transscalare. Della loro realtà. Allora, il problema della visione transcalare è che tendenzialmente non è proprio dominata da chi insegna geografia alle medie, ma per il discorso della formazione di prima, non è così. Cioè, se non è una passione sua, se non ha un'attenzione sua, adesso la do alla trascalare, adesso arriviamo. Allora, cosa succede? Una visione trascalare è quella che sostanzialmente ti collega il vicino con il lontano. E potrei cavarmela così. No? Nel senso, faccio un'analisi di quello che accade nel mio spazio di vita e capisco che se analizzo solo il mio spazio di vita, ci sono degli eventi che non hanno la benché minima spiegazione, ma che se io allargo il mio spazio di analisi, qualche spiegazione in più riesco a trovarla, e se la allargo ulteriormente e arrivo a scala planetaria, ecco che arrivano le spiegazioni. Ma sto sempre concentrato sulla mia realtà di vita, semplicemente allargo l'analisi per cercare delle spiegazioni. Il problema invece del rapporto tra locale e globale è che normalmente vanno a vedere due locali diversi, uno qua e uno là, e poi li vogliono mettere in relazione, ma sono due realtà locali diverse. Non è una visione locale, è una visione globale insieme. Allora la transcalarità ce l'ho nel momento in cui lo sto facendo insieme. Per fare un'analogia, la storia e la cronaca. È evidente che se io faccio un'analisi storica, è passato qualche anno dagli eventi e grazie al mio punto di vista distante rispetto agli eventi posso fare un'analisi di un certo tipo. Nella cronaca invece gli eventi sono lì, sono appena accaduti, e la mia analisi non è uguale. Quindi spiegare i fenomeni migratori e spiegarli con una visione locale e contemporaneamente non tenere presente la dimensione quantomeno macro-regionale è impossibile. È impossibile, non riuscirò mai a spiegarli. Ma se io voglio andare a spiegare i fenomeni migratori su una dimensione locale e per spiegarli vado a prendere un'altra dimensione locale a Kinshasa, non li spiegherò allo stesso modo. Non si riesce, devo prendere in considerazione la visione
macro-regionale, planetaria, quella che è. Ecco, questo è quello che proprio manca. Questo proprio manca. Poi, una volta che posso fare questo, una volta che riesco a insegnare questo tipo di metodo, allora poi posso fare la geografia regionale, quella economica, quella politica, quella che mi piace di più come docente. Però questo metodo di analisi transcalare, in questo momento assolutamente necessario, a gran parte dei docenti manca come approccio. E quando c'è, spesso ha questo errore, che vede due realtà locali, ma distanti tra loro. No, quello che ti hai detto adesso, per quanto riguarda il discorso delle scuole, stavo sulla cosa pratica, e mi pongo soprattutto, penso alla scuola secondaria di primo grado, si ricollega a quello che voi avete anche detto, stare sui luoghi. Io qualche anno fa ho insegnato geografia per un po' di anni, anche in queste zone, e la cosa che facevo era sulle ore settimanali, due ore erano dedicate a uscire sul territorio e a porsi delle domande. Perché quel tetto ha quella inclinazione? Perché le finestre hanno quella grandezza? Perché le strisce pedonali sono bianche ma adesso le hanno messe attorno una striscia rossa? Cioè, cercare di far vedere ai ragazzi quello che comunque abbiamo attorno a noi come punto di partenza. Poi dopo è chiaro che ci sono tutte le dimensioni europee, c'è il programma, bisogna fare l'Italia, bisogna fare tutti i vari stati, eccetera, però se non si parte proprio dal far vedere, interpretare il paesaggio che abbiamo attorno, anche con altri occhi rispetto a quello che questi ragazzi hanno con le esperienze che fanno quotidianamente, il pre-ovascio, la panchina, i giochi, eccetera, cose importantissime. E lì però li facciamo vivere anche il proprio paese, credo con un approccio e con degli occhi differenti. Chiudo con questo. Io nella mia breve carriera che ho avuto di insegnante, che ora non insegno più, quasi mai ho visto docenti che portassero in giro nel proprio paese. Io l'ho fatto da Albiate, da Triuggio, sono paesi che sono più vicino, i ragazzi, ma con quella finalità, non per fare la gita, dire ti spiego questa cosa perché comunque ti faccio la guida di questa cosa, fatemi delle domande e cerchiamo insieme delle risposte. Poi non lo so se può essere un metodo che comunque sia applicabile, ci sono anche gli altri insegnanti, l'hai detto te, non lo so. Intanto al mio contributo, grazie. Grazie. Ci sono altre mani alzate? Sì. Intanto grazie Alfio, perché la serata è molto stimolante e interessante. Complimenti ovviamente ai relatori. È uscito un tema che è molto importante, diciamo per mia formazione mentale, passione, interesse, eccetera, attività così diciamo del quotidiano. Mi interessa molto il tema delle trasformazioni del territorio, occupandomi poi di ecologia, ambiente, da attivista, eccetera, ormai da 25 anni, sono sensibile a questa questione. Allora mi chiedevo, avviene una trasformazione, voi avete citato degli esempi molto interessanti, qual è il limite? Vale a dire, in un luogo ormai lo percepiamo tutti, sta diventando un luogo, appunto. E fino a che punto si può innescare un processo di trasformazione in modo che non sia, e quindi rilascio a Sapienza, e che non sia una recisione, come diceva lui, ma ci sia una connessione tra l'uomo, tra diciamo, l'abitante e il luogo stesso. Vuol dire, voglio imporre delle trasformazioni per cui quel posto diventerà un centro commerciale, quel centro storico cambierà. Fino a che punto posso spingermi ed evitare che poi questo abbia un impatto negativo sulla popolazione, oltre ovviamente sul territorio stesso dal punto di vista ecologico? Però in questo caso il mio interesse è proprio rivolto al rapporto tra chi abita il luogo
il luogo stesso. Non so se sono stato chiaro, però ragionando da ecologista mi pongo il problema della pianificazione, cioè di come intervenire senza avere impatti troppo forti o contenendo gli impatti stessi. Poi la domanda che da Giorgio magari qualche linea guida sul problema appunto del turismo che sta diventando invasivo e sta avendo lui sì degli impatti molto forti. Ecco, la geografia può darci delle linee guida per la comunità mondiale, forse è un tema troppo vasto, magari sarebbe per un'altra edizione della festa. Iniziamo magari, se volete dare qualche risposta. Faccio sì. Faccio una prima risposta un po' più breve. Allora, ci sono tre piani contemporanei che hai toccato con la domanda. Ti definisci o ti presenti insomma, come ecologista, no? E questo porterebbe diciamo la discussione su un piano ambientale. Poi mi parli di pianificazione, questo porterebbe la discussione su un piano territoriale. Nello stesso tempo mi parli di relazione con i luoghi, il che porterebbe invece la discussione su un piano di tipo paesaggistico. Sono quasi tre educazioni diverse. Allora, la non educazione geografica che ci portiamo avanti da qualche decennio fa sì che questi tre piani siano fondamentalmente sinonimi. Mentre non lo sono, e sebbene l'area di cui si sta parlando o comunque che hai presente in questo momento è sempre la stessa, sono tre approcci diversi se io sto parlando di ambiente, sto parlando di territorio, sto parlando di paesaggio. Nel momento in cui io voglio delle risposte dalla ecologia, non mi preoccupo di quali sono le mie relazioni emotive, identitarie, spirituali o quant'altro. Io mi preoccupo di quali sono le mie relazioni chimiche, fisiche e biologiche con quello spazio. E allora vado a cercare le risposte nell'ecologia. Se invece voglio avere delle risposte per quanto riguarda dei problemi di pianificazione, io vado a rapportarmi con quello spazio in termini di territorio, questo non tanto solo per il fatto di chiamarlo in un modo o nell'altro, ma nel senso che a quel punto io, oltre alle mie relazioni chimiche, fisiche e biologiche, dovrò preoccuparmi anche di quali sono i legami di tipo economico, politico, sociale, in parte anche culturale. Bene, allora sto parlando di territorio. Lì siamo già più vicini al discorso delle relazioni con i luoghi. Nel momento in cui invece mi preoccupo proprio dei legami emotivi, affettivi, identitari, allora io sto cercando di mettere insieme delle attività per difendere, conservare, promuovere, dipende da qual è il tipo di attività che vuoi mettere in campo, rispetto a un discorso di paesaggio. Ormai sono quasi 20 anni, no? Che c'era stata la Convenzione europea sul paesaggio, fondamentalmente mi è definito come il rapporto del singolo o di un gruppo con il territorio. E in questo rapporto appunto abbiamo dentro tutti questi aspetti. Fisici, biologici, sociali, economici, politici, identitari e quant'altro. Ma vuol dire che i soggetti sono due. Da una parte ho l'elemento esterno e dall'altra parte sono io. Allora, se io posso riconoscere il mio paesaggio o semplicemente trovarmi bene, essere in armonia con questo, con il mio ambiente esterno, anzi con il mio spazio esterno, perché lo spazio esterno
riporta i valori del passato o conferma i miei valori del presente oppure concretizza in qualche modo la proiezione dei miei valori nel futuro, benissimo. È il filo. Benissimo, allora posso intervenire sull'esterno e allora magari mi metterò in moto per difendere quello scorcio, quel casolare, quel filare di alberi, quel campo, perché è lì la questione. Però magari devo prendere in considerazione anche il fatto di allineare i miei sentimenti. Allora, la trasformazione c'è, avviene, e sono io che mi devo in qualche modo allineare e riconoscermi nel paesaggio, che nel frattempo inevitabilmente cambia. Non so se sono stato chiaro nella risposta, devo sempre tenere presenti i due soggetti in campo. Diverso è il discorso ambientale. Se invece la risposta la cerchi nell'ecologia, allora non devo mettere in campo il fatto che ama quel filare di alberi, sono 200 anni che ci sono e tutta la comunità si riconosce in quello, è la storia della nostra identità, il paese, eccetera, eccetera. No, sono alberi, hanno un valore dal punto di vista ecologico, chimico, fisico, biologico. Punto, e mi fermo. Questo è un discorso veramente importante per quello che l'hai delineato, come ha delineato Thomas, perché io personalmente ho avuto un'esperienza da un lato molto interessante, intensa, anche che mi ha aperto gli occhi. Nel 2012 ho tradotto il libro di questo avvocato sudafricano che si chiama Cormac Cullinan, che si chiama I diritti della natura, Wild Law, è una tematica che viene portata avanti da diversi anni. Io l'ho tradotto, l'ho divulgato perché non sono un avvocato. In sintesi, diritti della natura è una cosa che spaventa molto la visione antropocentrica, ma non dovrebbe. In sintesi dice questo: io e te siamo delle persone a livello giuridico, perché tutto il diritto internazionale, diciamo occidentale, deriva dal diritto romano, mentre un albero non è una persona. Tuttavia una multinazionale, per fare nome da Nestlé e la Monsanto, sono persone. Quindi sono persone loro, per cui i dirigenti, basta vedere cosa è successo l'altro giorno, hanno falsificato i rapporti sul Ponte Morandi, intanto l'altro se n'è andato con 13 milioni di buona uscita, ma questo è dovuto a una situazione giuridica di questo tipo. Autostrade per l'Italia è una persona giuridica, lui no, lui era un dipendente, è una cosa differente. La rivoluzione della semplifica dei diritti della natura sarebbe: riconosciamo lo status di persona giuridica a un albero, un fiume, eccetera, eccetera. E mediamente, no, è impossibile, perché io devo poter abbattere gli alberi, io devo poter deviare il corso dei fiumi. Ma infatti non è questo il problema, e questo è più quello che dice Thomas, cioè il contesto ecologico va misurato al di là del mio legame, della mia passione, del mio amore per il territorio, ed è il contesto ecologico che tu decidi di mettere in primo piano. Io posso essere d'accordo per la mia idea personale, vista la situazione che viviamo. Ma uscire da questa visione dove noi umani, l'antropocentrismo, ci vediamo così importanti, aiuterebbe a fare un'altra serie di cose che mette in connessione i tre livelli, secondo me, secondo la mia visione. Perché? Perché se tu capisci che sei importante, ma non così importante, cioè che non sei Dio, fondamentalmente, no, ma che sei una parte di questa comunità della Terra, come la chiama Cullinan, quindi una comunità biologica, e che la nostra presenza biologica è lo 0,00000 di tutta la presenza biologica che c'è sul pianeta, metti le cose in prospettiva e magari ci si orienta verso scelte che siano più ecologiche. Però ci sono, c'è la nostra presenza, ci sono i nostri manufatti, c'è il nostro modo di essere. È un processo che andrebbe innescato ancora una volta ripartendo dall'educazione, dall'informazione, dal modo di raccontare. Sicuramente è un po' utopico, però è meglio avere un'utopia da inseguire, è almeno mia opinione personale, e questo significherebbe però capire che ho capito che nel mio cortile è necessario abbattere quei due abeti, perché i due abeti messi lì per bellezza sono cresciuti, hanno la mia età, anch'io ho un legame con loro e sono dispiaciuto, però qualcuno, devo scoprire chi, li ha accettati, quindi lentamente in questi due anni sono morti e li dovremo abbattere, no?
non puoi fare altro che quello in quel contesto, se posso dire, ambientale, cioè nel senso nel cortile c'è il rischio che per i bambini in giro, ma anche gli adulti, un abete alto 18 metri cada e ovvio che è ancora il mio interesse, non mi faccia male io, preferisco battere l'abete che è comunque morto. Si può arrivare a una piccola variante, come nei sentieri, che sarebbe: se dobbiamo abbattere l'albero, facciamolo con rispetto, non voglio sembrarvi un po' hippie così che viene da una comune, però non facciamo questi capitozzate, queste cose inguardabili, e qui entriamo nel paesaggio, perché comunque mancare di rispetto al paesaggio, secondo me, significa mancare di rispetto a tante cose, inclusi noi. Quindi, secondo me, se noi riuscissimo a innescare un processo circolare di questo tipo, perché la vita, lo diceva il Cenero, procede per cicli, se noi inneschiamo questo, avremmo la possibilità di avere tante persone con le competenze giuste, chi più una, chi più l'altra, che dialogano, ognuna con la sua identità precisa, come le ha lui ben delineate, e che potrebbero portare anche un altro atteggiamento dei movimenti ambientalisti, su cui io ho molte critiche da fare, infatti io sono un po' l'avvocato del diavolo, nel senso che l'ho visto proprio da certi atteggiamenti. Quando abbiamo fatto la prima conferenza internazionale ad Alzano Lombardo con l'avvocato Lindsay e con l'avvocatessa Margil, che sono le due persone che hanno creato la Costituzione dell'Ecuador nel 2008 con i diritti della madre terra, per la prima volta al mondo dichiarati diritti della Pachamama in una Costituzione, le più grosse associazioni ambientaliste, i partiti dell'ambiente, come li chiamo io, mancavano, e vi assicuro che era una cosa importante e grossa, in un posto importante, perché semplicemente non l'avevano pensato loro. Uno di questi partiti, dopo qualche mese, per i fatti suoi, senza dire niente all'editore né a me, ha chiamato Kuhlmann in videoconferenza dalla loro sede di Roma, e queste sono però le piccolezze a cui noi dobbiamo abituarci. Avrete letto delle polemiche su tutti i giornali, le interviste, l'ho scritto, lo sfogo di Giovanotti, e la Presidente WWF che ha dovuto ammettere una determinata serie di cose. Io credo che l'ambientalismo in questo senso dovrebbe iniziare a pensare diversamente da quel modello partitico, no? Sì, ottengo questo lì per avere questo là. E me l'ha fatto venire in mente una sua frase, cioè il fatto che va bene, c'ho il legame con i filari degli alberi a 200 anni, ma se per l'ecologia non va bene, non possiamo star lì a guardare, dobbiamo decidere, cioè fondamentalmente si tratta di quali priorità vogliamo darci. E la seconda cosa del paesaggio che cambia è un po', visto che ho una passione per l'Artico, oltre che a andarci anch'io e lavorarci, è proviamo a iniziare a vedere il mondo invece con questo urlo come un organismo vivente, quale è, che cambia. E, come dire, proviamo a sospendere il giudizio, lo so che è faticoso, no? E iniziare a dire, cavolo, proviamo a vedere questo cambiamento, come mi adatto? Perché se tu, avendo noi 24 ore al giorno, non di più, 7 ore, 8 si dorme, quindi c'è la vita dell'inconscio che fa il suo corso, se noi lo guardiamo in quel modo, secondo me, se noi togliamo il giudizio delle cose, potremmo elaborare delle nuove idee per approcciarci a questo cambiamento, perché non è che abbiamo molte scelte, se non avere dei comportamenti virtuosi, se non adattarci, che non è una resa, anzi è una presa di coscienza di quello che noi possiamo fare. Questa estate, diciamo, è stata esemplificativa, no? Gli incendi a giugno in Siberia, il ghiacciaio della Groenlandia, 440 milioni di tonnellate di ghiaccio che si sciolgono, e poi l'Amazzonia, no? Quindi noi abbiamo questi tre macro eventi di cronaca che sono, per fortuna, li abbiamo raccontati di più. E a me è un po' dispiace, parlando da poeta, che però si parli sempre dell'aspetto negativo, cioè la tempesta Vaia che abbiamo avuto a ottobre. Io ho fatto un viaggio voluto dopo un mese di 3-4 giorni per vedere un attimino, no? E ho provato uno strano tipo di emozioni, non ho provato, avete visto le reazioni, un disastro, requiem di qui, requiem di là, facciamo il requiem per il ghiacciaio, va tutto bene. Però che cosa ci lascia a lungo termine? Non voglio essere frainteso, io sono dispiaciuto, però è una storia che è molto scientifica e loro la conoscono bene. A un certo punto della nostra storia, 100 anni fa, abbiamo, dopo la prima guerra mondiale, piantato abeti. Gli abeti hanno poca radice, il loro ciclo, se messi così vicini, non è lungo, è arrivata una roba a 210 km orari, quindi c'era poco da fare, e quindi è accaduto quello che è accaduto.
Servirebbe, secondo te, puntare solo il dito sulle persone che 100 anni fa fanno questa scelta? Le conoscenze forestali per non farlo probabilmente c'erano, però è stata una scelta economica, perché banalmente me lo raccontava anche un rifugista della Damello, sai, da noi in Alta Val Camonica a un certo punto il larice è un legno, che cosa fai? È un legno magnifico, però è un legno che si muove, come si usa dire, no? E invece l'abete è un legno stabile e commercialmente serviva di più. Forse sarebbe tempo di capire che la parola economia, che viene dal greco economos, che vuol dire la norma dell'uomo, quindi la casa dell'uomo, significa guardare il ciclo più lungo, come hai detto tu, aiutami, che mi è piaciuto, trascalare la visione. In questo caso trascalare. Sì, nel senso di capire che va bene vedere che il legname può servire, ma proviamo a fare intelligentemente, non guardiamo più nel breve periodo, guardiamo in un medio-lungo periodo, e forse potremmo fare delle scelte politiche mondiali. Io so, mi tocca fare l'utopista questa sera. L'Amazzonia, ad esempio, mi pare evidente che andrebbe resa come l'Antartide, con tutte le sue lati oscuri, comunque un luogo da togliere alle nazioni, al di là che siano il Brasile, la Bolivia, eccetera. Va tolta, deve diventare come è un luogo talmente importante per la comunità mondiale che deve diventare come l'Antartide. Cioè si fa un trattato tra tutte le nazioni del mondo, perché tutte le nazioni del mondo hanno a che vedere con l'Amazzonia, ma questo è un problema di cui si parla dell'Amazzonia da quanto? Almeno 35 anni, esatto, capito? Esatto. Ovvio che, faccio un piccola polemica, se a Rio 2012 la persona incaricata della Green Economy è Schmid Haney, quello della Eternit, abbiamo ancora del progresso da fare. Sì, si è andato a cercare, era lui. Quindi, lui se ne intende l'ambiente, per carità, ha fatto anche. Però, diciamo che forse non so come dire, non metto un pedofilo in un asilo anche se ha già scontato la sua pena, no? Che lui non ha mai scontato peraltro. E quindi abbiamo molto da fare, perché l'ambiente spero non diventi l'ennesima coperta di Linus e il classico, quello che viene chiamato greenwashing, le aziende lo fanno. È vero che è giusto far diventare di moda una cosa, però dobbiamo sempre andare coi piedi, non dico di piombo, però perlomeno con calma, per vedere un attimino piano piano come connettere queste cose qui. Secondo me il pensiero di persone con le loro specializzazioni, le cose che hanno detto, è fondamentale, cioè e va portato all'interno del discorso politico. Io personalmente, scusate se ne approfitto, non faccio nomi di partiti, da molti anni io vedo a che punto mi mettono la parola ambiente, che è già un po' asettica, comunque quando vedo a che punto è, ho già capito se potrò avere a che fare con un voto verso un certo tipo di scelta politica. Adesso sì, salta fuori di più, perché si è capito che tra Greta e le bottigliette di plastica, no, perché poi i politici ragionano così molto terra terra, però non sono venuti da Giove, li abbiamo comunque in qualche modo fatti arrivare noi lì. Cioè, dobbiamo farci delle domande molto su chi ci amministra e fare un profondo respiro anche quando siamo un po' incazzati, cercare un dialogo e cercare di dire proviamo a lavorare diversamente. E non è perché è il tema della serata, ma perché io personalmente emotivamente ci credo molto. La geografia è veramente la porta d'ingresso verso tutto quello che abbiamo detto questa sera, cioè non è che ci possiamo sfuggire, perché come ho detto all'inizio, se tu non ti occupi della geografia, è la geografia che si occupa di te alla fine. Ed è molto bello il suo discorso sull'identità liquida, cioè il discorso che avete fatto lì è fondamentale, perché io me lo ricordo, abbiamo l'età per ricordarcelo. Dopo l'11 settembre è evidente che è cambiato tutto. Ma come a 18 anni in Inghilterra mi dicevano no, ma guarda che puoi prendere l'aereo come vuoi, come prendere l'autobus qua da noi, no? Arrivi a Londra, devi andare a Edimburgo, non c'è problema, vai, sali. E improvvisamente dopo il 2001, cioè anche da italiano in una nazione occidentale ti senti, oddio mi controllano, adesso mi aprono il computer, mi infilano un microchip dove c'è la foto di Osama Bin Laden e mi arrestano, capito? Perché se avete visto il film su Vicenza, non è che siamo molto lontani da lì. No, forse mi chiedeva del turismo e quello che adesso si chiama l'overtourismo, di tutti i guai, i disastri che fa il turismo da Venezia alle isole. Insomma, è difficile, saprei dire. Di sicuro credo che non si possa dire ok, basta, blocchiamolo, impediamo ai cinesi e agli indiani di andare in giro, perché non, chi siamo noi per dirlo, non sarebbe giusto. Probabilmente, appunto, torna all'educazione, la necessità di educare, anche perché sarà per lavoro, per convinzione personale, andare in giro, vedere, conoscere, confrontarsi, vicino, lontano, muoversi, uscire da casa, no? Guardare le cose,
è fondamentale per crescere, incontrare gli altri e tutto. Quindi impedirlo è astorico, e mettere biglietti d'ingresso è elitista, perché alla fine solamente i ricchi se lo possono permettere, quindi non lo so, non, numeri chiusi legati a più pago più vado, non sarebbe neanche quello, perché è anche democratico la geografia e il conoscere. Però probabilmente appunto serve l'educazione, l'educazione a vivere il proprio turismo in una maniera differente, ma come detto, con un ritmo differente, pensare che non è per forza necessario che figata che arrivo in un posto in 3 ore, magari ci arrivo in 12 e in quelle 12 ore vivo di più anche questo mio passaggio, capisco di più dove sto andando, faccio quella fatica che è necessaria per comprendere, e poi magari appunto dilato la presenza sul posto, e magari se a Venezia non sto un giorno ma ce ne sto 5, riesco ad andare alla Giudecca, andare dove c'è lo stadio del Venezia là in fondo, che sono posti bellissimi, se vi capita di andare, non c'è nessuno, neanche i veneziani, questo, vabbè, però non c'è veramente nessuno, e allora eppure sto godendo lo stesso di Venezia, magari appunto slegarsi dagli eventi e andare a visitare un luogo in tutte le sue forme, forse perché, non lo so, sembra contro il touring, però non andare a vedere tutti i musei, ma se sto 3 giorni a Venezia me ne scelgo uno, per il resto, almeno la mia idea è, provo a godere Venezia, che è un'altra cosa, vedere dove vive la gente, vedere cosa fa, camminare a lungo e poi coltare, se fossi capace, insomma. Quindi è difficile dire, troviamo una soluzione, cioè, una soluzione credo che passi molto dall'educazione, cioè educare a, appunto, a vivere il territorio e anche educare a, poi a viaggiare, a fare turismo. Va bene, direi che possiamo, sì, assiderare tutti, possiamo chiudere. Io vorrei ringraziarvi per essere venuti. Vorrei ringraziare la disponibilità appunto di Davide, di Tino e di Thomas. Vorrei ricordarvi, se, perché ce lo dicevamo prima, Davide sarà a Monza il 25, mercoledì, alla biblioteca, sì, alla biblioteca del Carlo Biolo alle 21, a parlare del suo libro appunto Il Geopoeta, quindi se volete approfondire ulteriormente, conoscere meglio il libro, l'appuntamento è questo. Per noi appuntamento, per chi c'è, ci sarà a domani mattina, si riprende con un ricco sabato, abbiamo ancora i programmi all'ingresso, quindi se eventualmente non lo avete, insomma, fatene, prendetene uno di sforzo. Grazie a tutti.